Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi, 10 febbraio del 2020. Vi ricordo che questa sera ci sarà Quarta Repubblica, quindi siate tutti connessi con Quarta Repubblica. Il tema di oggi è incredibile perché non c'è sui giornali. Avete capito bene, quello che succede oggi non c'è sui giornali, perché questo è il paese in cui giustamente si fanno le commissioni segre, va nelle scuole a spiegare cos'è stata la Shoah, raccontiamo i crimini nazisti. Questo è il paese in cui se uno ci sono pagine intere giustamente per questi deficienti che fanno le svastiche. Questo è il paese in cui la memoria del passato e della storia è fondamentale. Questo è il paese che soltanto pochi anni fa riconosce il giorno del ricordo, proprio oggi, il giorno del ricordo è oggi, ed è il ricordo di una cosa che nessuno ricorda, perché non l'abbiamo mai raccontata a nessuno. Sapete cos'è che non abbiamo mai raccontato a nessuno? Non abbiamo mai raccontato a nessuno che gli italiani furono massacrati dai comunisti titini, cioè del cavaliere grande ufficiale della Repubblica Italiana Tito, furono massacrati e dopo il trattato di pace del 10 febbraio vennero sostanzialmente date all'Istria, date alla Jugoslavia, territori italiani, ex italiani, e non si presero solo quelli territori, ma uccisero, stuprarono, violentarono italiani che poi dovettero esodare in Italia, e molti invece anche in Italia vennero buttati da partigiani e comunisti titini dentro le foibe. Di questa roba qua non ne parla mai nessuno, perché riguarda gli italiani, perché furono uccisi dai comunisti. Oggi non c'è un titolo in prima pagina se non sul giornale. Tutti gli altri giornali se ne fottono. Perché se ne fottono? Perché in realtà i cattivi sono sempre da quella parte. I cattivi sono da quella parte, è fuori di dubbio, ma sono anche dall'altra parte. Quell'altra parte invece oggi è quella parte per cui l'AMPI, il grande associazione nazionale dei partigiani italiani, quella che fa da censore nei confronti dei fascisti che sarebbero presenti sul territorio italiano, zitta e muta e parla di dramma foibe. Dramma un cazzo! Foibe fu pulizia etnica uguale a quella che fecero i nazisti, ma lo fecero i comunisti, chiaro? Né più né meno. Oggi c'è solo il giornale, ripeto, che ne parla, e il Presidente della Repubblica Mattarella, a cui Biloslavo oggi giustamente sul giornale dice: caro Presidente Mattarella, ti ringraziamo perché pur avendoti criticato tante volte sei l'unico che ricorda il giorno del ricordo e l'unico che ricorda i migliaia di esuli italiani che vennero in Italia trattati di merda dagli stessi italiani perché venivano considerati fascisti. In realtà erano italiani che avevano la sfortuna di essere nati o vissuti in quelle zone e che dovettero scappare per non essere trucidati. E noi stiamo zitti, ce ne fottiamo. Oggi io, Quarta Repubblica, dedicherò anche a loro la puntata, perché è talmente incredibile non raccontare la nostra storia. E da lì che cosa scende? Da lì scende l'idea per cui l'odio è solo di destra, i cattivi sono sempre solo a destra e la sinistra non ne sbaglia uno. Vero? Chiaro? Spero che lo sia per tutti quanti voi, come lo è per me. Oggi dunque, se volete leggere qualche cosa sulla giornata del ricordo e sulle foibe, riuscite a trovarle sì e no sul giornale, con una straordinaria, se no sul giornale decisamente, con Fausto Biloslavo e con la grandissima testimonianza di Nino Benvenuti, il boxer che ancora vive quelle ferite. Altre questioni: questi sono i giornali che non parlano delle foibe, ma che non devono drammatizzare la questione del virus e del coronavirus. Perfetto, vi leggo solo alcuni titoli. Corriere della Sera: virus ha fatto più vittime della SARS. Quotidiano Nazionale, Nazione, Resto del Carlino e Giorno, anche lei su un fatto, diciamo, inconfutabile: questa malattia ha ucciso più che la SARS. Poi La Stampa: virus, il peggio non è ancora passato. Mentre facciamo tutta questa roba qua, mettiamo in quarantena i nostri signori che vivono in Cina e tutta quanta questa roba qua, ci lamentiamo se qualche governatore del nord dice che i bambini che arrivano dalla Cina forse toccherebbe metterli in quarantena. Razzismo! No, figuratevi un po' voi, i giornali ci raccontano che questa è un'epidemia mostruosa, poi se arriva uno dalla Cina e lo mettiamo in quarantena, se è bambino no, se è grande sì. Beh, è una roba fantastica. Il Messaggero: controlli sui voli nazionali. E il Messaggero apre un altro tema, e il tema è i rapporti nostri con la Cina, perché e soprattutto questa chiusura dei voli nazionali, unico paese in Europa a chiudere i voli nazionali con la Cina, una cosa da matti e soprattutto inutile, perché tanto vengono comunque, anche se
sono chiusi i nostri voli nazionali, come dimostrano tutti gli, Simone Cristicchi è stato il primo a portare a teatro il dramma degli esuli fiumani e dalmati, e dice Ivan e Simone Cristicchi lo vedrai questa sera da noi a Quarta Repubblica. Beh, insomma, Repubblica sul virus, ritornando al virus, torna da un altro punto di vista, e cioè la Cina si arrabbia con noi, si arrabbia perché questo blocco dei voli ovviamente gli innervosisce per un fatto di orgoglio. Noi dovremmo essere invece innervositi, come scrivono i giornali, nelle pagine avanti, per un fatto più che di orgoglio, per un fatto di soldini, perché grazie alla perdita dei cinesi il nostro turismo, pensate soltanto Roma, ma non solo Roma, va a farsi fottere. E la debacle oggi, per andare sul concreto, sul virus, di cui parleremo ovviamente anche questa sera, voglio fare questa sera a Quarta Repubblica le 30 domande che tutti noi si fanno su questo virus. Toc toc! Virus! Quanto muori se lo prendi? Quanto non muori se lo prendi? Come lavarsi le mani? Chi può portarlo? Quanto servono le misure italiane? Migliaia di queste domande agli esperti questa sera a Quarta Repubblica. La debacle risponde a alcune di queste domande. Si è diffuso più della SARS, ma ha una letalità inferiore rispetto alla SARS, che aveva una letalità del 9,5%. Ma ci possiamo fidare di questi numeri? È il domandone che faremo questa sera. Beh, insomma, oggi il Wall Street Journal, per esempio, la prende da un punto di vista diverso. Individua il signor Shen, un signore di Pechino che va a Wuhan e che si becca la malattia, ma guarisce, come 3.500 persone sono guarite, 900 sono morte, 3.500 sono guarite, chissà quante cantaggiate, chissà quante sono guarite senza andare in ospedale, insomma i numeri sono ballerini. Soltanto il Foglio oggi si inventa quanto è importante la trasparenza della Cina. Sì, è importante, ma non solo e soltanto per il virus. Ma lasciamo perdere adesso la roba della trasparenza della Cina e le pippe che ci devono sempre fare quelli, sì, che non sono cretini di destra, quelli sono intellettuali, intelligenti, liberali. Vabbè, a parte gli intelligenti liberali del Foglio che ci spiegano la loro ramanzina, come oggi leggo Ferrara che ci spiega quanto è bravo Renzi, poi ne parleremo. Beh, insomma, la storia del Wall Street Journal, vero giornale liberale, conservatore, americano, è molto divertente con questo signore Shen che guarisce la prende dall'altro punto di vista, e quelli che guariscono, insomma, piuttosto interessante. Accennavo alla questione della prescrizione, e lì un po' Sallusti ha ragione su questa roba della prescrizione, perché Renzi ogni volta sembra baia, 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 ma non morde mai, per usare una metafora brutta e, diciamo, animalesca, prima sullo scudo penale dell'Ilva, se togliete lo scudo penale succede un casino. Il casino è successo e lui l'ha votato. La plastic tax e la sugar tax è un disastro, e poi l'ha votata. La prescrizione è un paese normale, e secondo quello che probabilmente avverrà, voterà anche questo lodo Conte, per cui succede una cosa che ho difficoltà a spiegarvi, e cioè cerco di spiegarvela. Secondo Bonafede, dopo il primo grado non ci sarà più prescrizione, quindi se sei condannato o assolto in primo grado non c'è più prescrizione, cioè puoi avere processo per i prossimi 30 anni. Ha cambiato questa norma attraverso un signore che si chiama Conte come Presidente del Consiglio, e questa idea geniale che soltanto una zecca Carbugli, con tutto il rispetto nei confronti del signor Conte, perché qua Renzi e gli altri querelano tutti quanti, Pelù ha perso 20.000 euro perché ha detto che Renzi era un boy scout di Gelli, beh, insomma, stiamo attenti al signor Conte che ha fatto questo straordinario emendamento, non lo voglio prendere in giro, e che cosa si è inventato? Sentite un po' voi, se tu sei condannato in primo grado, la prescrizione è come quella di Bonafede, non succede nulla. Se sei assolto in primo grado e ricorrono, la prescrizione non va, hai 2 anni però di prescrizione in più e vedi in appello. Se condannato in primo grado sei assolto in secondo grado, bene, se sei assolto in secondo grado, con una sorta di elastico, come scrive Liana Milella oggi, mi sembra, sul Corriere, dove scrive lei, beh, con una sorta di elastico riviene in vigore la prescrizione. Non ci avete capito nulla? Non vi preoccupate, tanto siete fottuti, come tutti noi siamo fottuti, ce lo spiegherà un avvocato di cui non capiremo nulla quando noi dovremo rispondere alle querele di quelli che ci querelano. È una cazzata mostruosa, per il semplice motivo che se c'è una cosa che non riusciamo a spiegare vuol dire che non funziona. Chiaro? Io sono per le cose semplici, in tutto, e se questa roba è così difficile da spiegare ed è così cervellotica, vuol dire che questi non l'hanno fatta per voi, per noi, ma l'hanno fatta per trovare un compromesso tra di loro, come scrivono tutti quanti i giornali oggi. I renziani, per il Messaggero, invece continuano a dire di no, che non voteranno questa norma nel decreto mille proroghe. E Nordio oggi sul Messaggero dice: ma si può votare una norma per la riforma della giustizia sul mille proroghe? E ha ragione anche Capezzone.
Com'è possibile che dovevate fare la riforma della giustizia e l'abbiamo ridotta a un articoletto del milleproroghe dove dentro c'è tutto, tutto, compreso il commissariamento del GSE, perché i grillozzi vogliono portarsi a casa un risultato. Di Vico dice giustamente: i responsabili economici sia del PD sia della Lega tutto sono tranne che promercato. E ha ragione Di Vico, qua promercato non c'è nessuno e sono gli stessi che diranno che è colpa del neoliberismo. Quota 100, Misiani dice che con l'accordo dei sindacati, ritorno ai sindacati a comandare, il ritorno con l'accordo dei sindacati andiamo oltre la quota 100, il reddito di cittadinanza, altra grande manovra straordinaria fatta da grillini e leghisti nel primo governo, è una cagata pazzesca, lo sapevamo. E perché lo sappiamo? Perché non ha creato quello che doveva creare, posti di lavoro, 28.000. Toc toc, foglio! Liberali che state con Conte, zitti sul reddito di cittadinanza, perché quando l'aveva fatto con la Lega era una cagata. Adesso che spendiamo 7 miliardi per questa minchiata che non porta neanche un posto di lavoro, voi zitti, muti, non dite niente. Fantastici. Bonus facciate, fatto da questo governo, l'ho letto sul Sole 24 Ore, che dice che farà un bonus sulle facciate delle case per rendere più belli i centri storici delle città. Stupendo, danno il 90% di contributi. Questa legge, come la prescrizione, è in vigore dal 1 gennaio del 2020. Ma voi sapete una cosa? Non c'è una norma, non sappiamo come si può fare, non ci sono i decreti attuativi, non sappiamo chi ne può godere, non sappiamo come detrarlo. Cioè, è una norma che ci dicono che fico il bonus sulle facciate, non c'è niente. Se tu vuoi mettere a posto la tua facciata, non sai come farlo. Queste sono le cazzate all'italiana, per cui ti dicono ti do un bello sconto fiscale e poi non sai come usarlo. Devo dire che questo vale per tutti i governi. Io mi ricordo alcune due l'income tax minchiate che si erano governati, i governi di destra si erano inventati. Nuovo accordo con la Libia, gli diamo più motovedette e istruzioni eccetera. Io sono d'accordissimo a fare gli accordi con la Libia, anche qua mi chiedo dove sono finiti tutti quanti quei liberali che di sinistra, cioè che liberali non sono, che si fingono liberali, dove sono finiti i foglianti cretini che ci raccontavano con la Libia ci sono gli scafisti e Salvini è un amico degli scafisti, dei terroristi, ora facciamo l'accordo con la Libia e gli diamo le motovedette. Ma cosa è cambiato rispetto a prima? È cambiato che Salvini deve andare a processo, e sul processo è cambiata anche l'idea della Buongiorno, quella che ha votato la legge sulla prescrizione, l'altra maestrina, no? Come insegna il mio maestro Coppi, dice la Buongiorno. La Buongiorno deve tutto alla soluzione di Andreotti, che gliel'ha fatta Coppi e non lei. Lei che tanto fa la fenomena, oggi spiega questa roba straordinaria. Toc toc! Buongiorno! Stai spiegando che Salvini non deve andare a processo, perché sai, i processi sono lunghi. Hai votato tu, cara Buongiorno, la legge sulla prescrizione, l'hai votata tu, eri ministro durante quel governo e oggi riesci a dire a Salvini di non andare in processo e di difendersi dai processi e l'argomenti perché dici il mio maestro Coppi. Ma quale maestro Coppi? Avete la faccia come, non lo posso dire perché qui vado a perdere un'altra querela con la Buongiorno. Vi racconto soltanto l'ultima cosa: la Ghisleri oggi sul Libero invece ci racconta che il partito di Salvini vola perché parla delle cose che agli italiani piacciono. Parlate di noi italiani oggi sulla Verità, dice Meris. Rosanna dice ciao Nicola, ciao a tutti quanti voi, ricordatevi nel giorno delle memorie 5 minuti per raccontare ai vostri figli e ai vostri vicini quello che non ci hanno raccontato per anni, e cioè che i comunisti non mangiavano i bambini, li uccidevano. E i comunisti non erano soltanto in Cina e in Russia, erano ai nostri confini orientali e prendevano gli italiani solo perché erano identitari per fare pulizia etnica. Prendevano due italiani, li mettevano davanti a una foiba che sarebbe una fossa, ammanettati con dei fili di ferro, dopo averli torturati sparavano a uno dei due e li gettavano insieme nelle foibe, e noi zitti, muti, non lo ricordiamo centinaia di migliaia di italiani che da lì sono dovuti andare il più lontano possibile perché pensavano di essere ammazzati dai comunisti titini. Ripeto, Tito, gran croce della Repubblica Italiana. Andate sul sito del Quirinale e controllate se Tito c'è ancora una onorificenza italiana, come ricorda Fausto Biroslavo oggi sul Giornale. Vi do appuntamento questa sera, Quarta Repubblica. Cercate di essere più numerosi che potete, perché questa roba del ricordo, almeno tra noi, ricordiamolo. Ciao.